Quante economy conoscete? La green economy. La sharing economy. Sì, molti di noi anche il biglietto economy. Ma sapete cos'è la white economy? La white economy è una parte importante del nostro futuro. Prossimo. Già oggi l'economia della salute e della cura della persona, sì, esatto, la white economy, vale circa 290 milioni di euro, cioè il 9,4% del PIL. Un'industria che supera il settore delle costruzioni e quello dei trasporti e che impiega attualmente 3,8 milioni di persone, cioè il 16,5% degli occupati del paese. Un'industria dalle potenzialità ancora enormi. Assisteremo al trionfo degli anni 80. Questi anni 80. Nei prossimi 25 anni, 6,7 milioni di ultra ottantenni contro i 4 milioni di oggi. Con l'allungamento dell'aspettativa di vita, le attività legate alla cura della persona sono destinate a crescere. E il welfare può giocare un ruolo decisivo nelle politiche di sviluppo sociale ed economico del nostro paese. Da 6 anni, Welfare Italia del gruppo Unipol è il laboratorio permanente per discutere e proporre nuove visioni. Ha coinvolto tanti esperti, dalle cui riflessioni sono nati stimoli per disegnare i futuri scenari dell'assistenza sociosanitaria. Una spinta propulsiva al cambiamento. Il sistema di protezione pubblica da solo rischia di non poter far fronte a una domanda di tutele che cresce e che cambia. Dobbiamo pensare a un nuovo modello. Magari non proprio questo. Ecco, questo. Il tandem pubblico-privato è la via per affrontare e sostenere la politica dell'assistenza, dove il privato è anche generatore di nuove idee e di nuovi approcci da condividere. Abbiamo tutti le stesse possibilità di spesa e costanti nel tempo. Riusciamo a mantenere lo stesso stile di vita anche a 80 anni? Come assicurare il benessere già da adesso? Il lavoro fatto è tanto e in continua evoluzione, ma la chiave è unica: mettere al centro la persona e rispondere ai bisogni che cambiano.